Il notaresco di Massimo Epifani torna in campo al Savini per il recupero della tredicesima di andata contro il Tolentino di Andrea Mosconi. Classifica alla mano, match ostico per la seconda della classe, soprattutto per il rendimento dei cremisi. Da circoletto rosso la gara interna col battistrada a Campobasso quando i maceratesi hanno calato il poker contro i lupi di Mister Cudini. Nei rosso-blu Speranza torna a comandare la difesa dopo un turno di riposo, riprendendosi la fascia di capitano. Nella zona nevralgica del campo c'è Bianciardi, appena laureatosi con ottimi voti. Auguri! Nel Tolentino il match winner contro il Rieti, Tortelli, sempre a gestire palloni in mezzo al campo, con Cicconetti e Severini terminali offensivi. L'ex Minella in campo. Dirige Gigliotti di Cosenza, assistito da Rossini e Fabrizi. Alla prima fiammata i rosso-blu passano, Palumbo recupera in pressing un pallone sulla tre quarti, Banegas lo riceve prima di servirlo a Urcese che si defila e col destro trova il secondo palo. Rivediamo l'ottimo break di Palumbo e il colpo da biliardo del 52 del notaresco. I padroni di casa hanno il pallino del gioco in mano, i cremisi fanno il possibile per arginare le fiammate di Marchionni e Banegas. Su una di queste Governali blocca a terra la conclusione del capocannoniere del girone. 5 minuti dopo la mezz'ora sfiora il raddoppio, grazie ad un'azione meravigliosa, il notaresco. Palumbo vede Marchionni sul lato corto dell'area, il 7 scappa e mette al centro, Banegas leggermente in ritardo scarica su Frulla. L'8 rosso-blu mira il 7, ma un super Governali risponde davvero numero 1. Il notaresco alza il pressing e i cremisi si impappinano rischiando la frittata. Governali è decisamente più bravo con le mani, ma Marchionni non ne approfitta. Prima del riposo prova il Tolentino a impensierire Sciba. Su angolo di Conti Tortelli non inquadra lo specchio. Subito dopo Speranza alza bandiera bianca e allora Epifani inserisce Montuori. Ma c'è ancora tempo per creare un'altra occasione per i rossoblù. Frulla da piazzato pesca Gallo sul secondo palo che di prima mette in area. Palumbo sprega col piattone disperandosi. In apertura di ripresa gli ospiti trovano il pari, addirittura da rimessa laterale. La difesa rosso-blu perde l'attenzione e Laborì è il più lesto con una zampata che si infila in rete dopo aver toccato la traversa. Ma per i cremisi nemmeno il tempo di gioire che arriva il doppio giallo per Tizzi, reo di aver commesso fallo su Bianciardi. Siamo al sesto. Il Tolentino, malgrado l'uomo in meno, mette i brividi a Sciba poco dopo il 20esimo. Il colpo di testa di Tortelli esce di poco dopo una palla persa dei rossoblù. In pochi minuti cambi per entrambi i tecnici. Out Palumbo e Marchionni, dentro Dos Santos e Cancelli. Per i cremisi fuori Capezzani e Cicconetti, in campo Zrancheon e Minella. 4 minuti dopo il notaresco perde la bussola e subisce la rete dell'1-2. La difesa non libera l'area, il Tolentino ne approfitta con l'ex Minella, bravo sul tapin, davanti a Sciba. I minuti corrono e il rosso-blu, come un pugile colpito ai fianchi, non riesce a reagire col Tolentino chiuso, corto e compatto, che ora deve solo conservare il parziale. Minuto 39, gli dei del calcio posano lo sguardo al Savini. Il sinistro del Pocho Banegas è poesia pura. 2-2, grazie al montaggio di Mario Giacchetta, rivediamo la perla del 10. In un finale di gara nervosissimo non succede più nulla. Il gol di Laborì a inizio ripresa ha tolto certezze al notaresco, che ha dovuto addirittura rincorrere il punteggio. Tolentino avversario ostico come da pronostico, che riporta a casa un punto pesantissimo. Mister, dopo il gol del pari si è spento un po' l'interruttore. Che cosa è successo a livello mentale? Niente, che abbiamo fatto male. Secondo tempo dobbiamo fare molto meglio, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, abbiamo avuto diverse palle gol, abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi da quando, dal girone, dall'ultimo mese e mezzo. Poi il secondo tempo abbiamo preso un gol veramente, mi viene da dire, ridicolo, perché sul fallo laterale sapevamo che loro mettevano palla lunga sulla palla in aria, abbiamo fatto una dormita generale e da lì ci siamo un attimo staccati dalla partita. Poi abbiamo anche favorito il loro modo di giocare, perché poi nel momento in cui hanno pareggiato lo facevano ancora di più, si chiudevano e ripartivano. Poi quando siamo rimasti in 10 dovevamo essere più bravi a portare palla da un lato all'altro, abbiamo fatto poco e abbiamo preso un altro gol su un'altra nostra ingenuità, che dovevamo rinviare la palla, abbiamo rimesso la palla dentro, non abbiamo guardato i riferimenti, abbiamo preso un altro gol stupido, nelle uniche due occasioni che hanno avuto loro. Poi, meno male,
con la forza di recuperare questa partita. Siamo stati premiati perché gli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, abbiamo spinto, abbiamo cercato di mettere in difficoltà mettendo due punte e abbiamo pareggiato e portiamo a casa un punto che oggi dico che è un punto guadagnato, perché queste sono partite che poi alla fine le perdi, nonostante il primo tempo dovevi fare 3-4 gol. Quindi c'è questo grosso rammarico: il primo tempo una squadra come la nostra deve stare in vantaggio più di un gol e poi l'inerzia della gara cambia. Mister, primo tempo che poteva già indirizzare il match, lei l'ha detto più volte, ma perché spesso e volentieri quando si può indirizzare la gara sin dai primi 45 minuti manca quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di grinta in più e anche di precisione per mandare la palla in porta, perché ad esempio l'occasione di Palumbo è clamorosa? Questo è un piccolo difetto che c'ha questa squadra, perché noi facciamo tanti gol, però ne mangiamo anche tanti, potremmo realizzare molto più gol perché abbiamo grossissime qualità davanti. E un aspetto che dobbiamo migliorare, e questo è un aspetto che ci stiamo lavorando all'inizio dell'anno, speriamo che quanto prima riusciamo a migliorare questo aspetto. Però, come ho detto prima, io ero contentissimo del primo tempo, nonostante vincevamo 1-0, nella qualità del gioco, nella qualità delle giocate che abbiamo fatto, nell'intensità che abbiamo messo. Poi una squadra come la nostra non può prendere un gol su fallo laterale, c'ha dei momenti di appannamento, perché non deve capitare, non ci sono nessune scusanti della partita infrasettimanale. Una squadra come la nostra poi prende gol, si rimette a giocare e vince la partita. Per come si era messa, ripeto, sono contento perché alla fine l'abbiamo pareggiata con un grande gol di Banega su calcio di punizione. Il secondo tempo è stato molto molto spezzettato, loro hanno fatto come hanno preparato la partita. Ma volevo arrivare lì, mister, sotto l'aspetto nervoso, qualche provocazione che poteva secondo me essere fatta scivolare, invece i suoi ragazzi ci sono un po' cascati, tra virgolette. Eppure noi eravamo pronti su questo, perché loro giustamente guardano in casa loro e usano le armi che devono usare per fare il loro campionato, e non lo sapevamo. Però non dovevamo arrivare al punto di farli fare, perché poi noi dovevamo pensare a noi, dovevamo pensare a giocare, a sapere, a fare le cose che sappiamo fare. Invece nei momenti della partita siamo andati un po' troppo dietro a loro. Questo è un aspetto, anche questo, da migliorare. Però, ripeto, oggi guardo il bicchiere mezzo pieno, io credo che abbiamo messo un punto in classifica di un recupero e continuiamo a lavorare senza nessun tipo di problema. E già dobbiamo pensare alla trasferta di domenica, che sarà una partita molto difficile, che è quella di Fiuggi. Mister, apro con una battuta: sembravate in 10 quando eravate in 11 e invece nel secondo tempo, quando eravate in inferiorità numerica, sembravate 12 contro 9. Che è successo? Innanzitutto è successo che abbiamo regalato il primo tempo a loro a livello tecnico, abbiamo fatto di tutti per andare sotto 2-0 per noi nostri. Tra primo e secondo tempo sinceramente è volato qualche tavolino, perché non si possono regalare gol così e primi tempi così, ma sotto il profilo tecnico, di personalità, ho detto ragazzi, questa è una partita che voglio vedere la personalità, cosa che secondo tempo anche in 10 l'abbiamo messa fuori. Penso che si vedeva che noi anche atleticamente stavamo meglio di loro, cioè pur essendo tecnicamente inferiore a loro, però atleticamente stavamo meglio, cioè, era una partita ormai che loro non erano stati più pericolosi. Purtroppo abbiamo regalato questa punizione che sapevamo che dovevamo evitarle, però dopo c'è anche l'errore, dopo lui ha trovato questo gioiello, non remerito a loro, però ho detto, per me Notaresco è come Campobasso, una grandissima squadra. Per il calcio meglio così, ma per il Tolentino era meglio buttare qualche pallone in tribuna, perché spesso e volentieri siamo nel 2021, ma è sempre utile mandare via la palla. Sì, noi già siamo migliorati, noi abbiamo buttato via tanti punti proprio per questo, per falli, per non buttare via palla, perché ci mancava un po' di esperienza. Adesso con Conti, con Minnella siamo riusciti un po' a migliorare, però sicuramente potevamo fare meglio, però dopo davanti a questa posizione non puoi fare altro. Va bene così, non troveremo tutte le domeniche con Banega se ti mette pure una palla sotto lingua. Poi l'ha messa bene perché il portierino c'era andato bene, l'ha calciata benissimo, e secondo me abbiamo fatto una bella partita a livello difensivo, abbiamo limitato le loro bocche di fuoco. A proposito di tattica a livello difensivo, da apprezzare il sacrificio di Tortelli, che spesso e volentieri veniva dietro proprio per arginare Marchionni, che insomma uno contro uno è pericolosissimo, con i raddoppi l'avete limitato pochissimo. Sì, loro, io sinceramente
Marchionni, Bagheri, questi sono gente che spaccano le partite, se non sei lì, che non ti fai saltare, diventa dura, però loro si lasciano un attimino di spazio, sono giocatori importanti e devastanti per la categoria. Dopo, quando ci siamo rimessi a 4, abbiamo fatto quelle due linee strette, hanno trovato più difficoltà. Tortelli è un ragazzo che viene da promozione, però c'ha un cuore come un giocatore di Serie A.